Salve a tutti, siamo giunti alla recensione dell'ultimo capitolo della saga cinematografica di Johnny English, ovvero Johnny English colpisce ancora, film del 2018 diretto da David Kerr e scritto da William Davis. Allora, ieri vi dicevo che erano trascorsi 8 anni tra la realizzazione del primo film e quella del secondo. Perché? Perché nel frattempo Johnny English era diventato un cult e quindi, a distanza di anni, si decise di mettere in cantiere un secondo capitolo. Però quanti ne sono passati dal secondo a questo terzo film? Ben 7, in maniera ingiustificata, decisamente troppi anni per non far pensare che in realtà non c'era nessuna idea valida o nessun motivo valido per fare un terzo Johnny English, per riportare una terza volta al cinema appunto la spia inglese imbranata interpretata da Rowan Atkinson. Effettivamente, come vi dicevo, già nel secondo film Rowan Atkinson faceva la figura del vecchietto e questa idea era stata sfruttata anche a livello di trama. Qui si vuole fare la stessa identica cosa, però al millesimo grado, ovvero nel secondo film Rowan Atkinson, ovvero Johnny English, era un pochettino vecchietto, qui è proprio un rudere, una cariatide totale, anche a livello di trama, appunto. Che cosa succede a Johnny English? Lo richiamano in servizio l'ennesima volta dopo un sacco di anni, dopo che le identità di tutti gli agenti segreti britannici vengono messe allo scoperto a causa di un misterioso hackeraggio. E per forza, l'ha detto la sicurezza, in quel momento stava giocando a Temple Run. Non male in realtà questa gag di apertura, ma forse è una delle pochissime riuscite. E appunto, qui Johnny English è letteralmente un rudere, una cariatide, e infatti viene richiamato in servizio assieme ad altri 3 agenti vecchissimi che sono interpretati da Charles Dance, Michael Gambon e Edward Fox in cameo, questi 3 grandi colossi del cinema e della televisione inglese che in realtà mi ha fatto piacere rivedere in questa comparsata. Ma qual è il gravissimo, gravissimo problema di questo film? È che questa natura di rudere di Johnny English non viene ridicolizzata, non viene presa in giro, anche quando sembrerebbe essere presa in giro, in realtà viene celebrata, ebbene sì, perché il film indica questa natura di rudere di Johnny English come l'ultima speranza di salvezza per l'Inghilterra. Cioè, Johnny English è un rudere in questo film contro ogni possibile forma di tecnologia. È contro la mail, è contro lo smartphone, è contro gli algoritmi che ci controllano l'esistenza. E allora il film finisce per dare ragione su tutto a Johnny English e quindi si rivela essere un film che celebra i vecchi e le vecchie ideologie e che demonizza effettivamente il progresso tecnologico, cioè un film contro il progresso. Come diavolo si fa ad amare un film del genere, un film vecchio non solo nell'ideologia, non solo nel tipo di pubblico al quale si riferisce, ma ovviamente nel tipo di comicità che mette in campo, perché tutte le gag di questo film sono almeno di seconda mano, quando non di terza o di quarta mano. Le abbiamo viste sicuramente da qualche altra parte e vi giuro che è così per ogni maledetta gag di questo film. Perché vi ricordate che vi avevo detto che nel primo film c'era una ispirazione alla lontana ai vari Una pallottola spuntata, La pantera rosa, nella costruzione di certe dinamiche, di certe gag? Qui in realtà si è arrivati allo scopiazzamento senza alcuna vergogna ai film appunto con l'ispettore Clouseau e a quelli col tenente Dremin, cioè gag copiate e incollate. Non sto scherzando, vi ricordate la bellissima e divertentissima sequenza della scuola guida all'interno di Una pallottola spuntata? Ecco, quella sequenza la ritrovate qui
recuperata appunto e modificata quel tantino che basta per non far gridare al plagio. Però c'è un'altra gag che è proprio plagiata, quella sì, da una pallottola spuntata, ossia la gag del tuffo, ma non in acqua, in qualcosa di duro. Ecco, quella è proprio copiata e incollata senza modificarla minimamente. Ma cos'è che fa davvero esasperare, almeno per me, quello che fa davvero incazzare, ed è quello che mi ha fatto incazzare, è che questo film non è altro che un remake, sotto mentite spoglie, del primo Johnny English. Cioè, viene riproposta pedissequamente ogni situazione del primo film. Perché? Perché il secondo film, come vi avevo detto, ai fan era piaciuto poco. E allora, qual è l'idea? Torniamo ai fasti del primo film. Johnny English deve essere in questo modo, deve essere simile al primo film. Ma qual è il problema? Che qui non si ride quasi mai, qui non c'è nulla di originale, tutte gag copiate e neanche una o quasi che funzioni. Infatti le pochissime cose che funzionano sono le pochissime cose minimamente inedite. È un continuo ammiccamento ai fan, appunto un continuo citare a livello verbale soprattutto, ma non soltanto, anche a livello narrativo, il primo capitolo della saga, sapendo che è diventato un cult. E allora i produttori si sono fatti furbi, hanno detto aspetta che diamo l'idea ai fan di essere tornati a quei fasti, ma è solo un'idea molto pallida. Appunto, e quali sono le situazioni soprattutto che vengono recuperate dal primo film? Il modo in cui Johnny English viene richiamato in servizio, la sequenza che precede i titoli di testa, che è una sequenza che si rifà anche a School of Rock, perché vi ricordate appunto Jack Black insegnava ai suoi alunni il rock quando non poteva farlo, Johnny English fa la stessa cosa, lui è un professore di geografia che insegna ai suoi studenti come diventare una spia. Poi c'è recuperata dal primo film, recuperato appunto l'odio contro i francesi, in questo caso si tratta di ciclisti, e anche il ruolo della Bond Girl, in questo caso Olga Kurienko, non è che sia così diverso da quello di Natalie Imbruglia nel primo film, ma era molto meglio Natalie Imbruglia di Olga Kurienko, almeno secondo me, e potrei continuare, guardate, un continuo strizzare l'occhio ai fan del primo film. Ma anche ci sono recuperi dal secondo, ad esempio il fatto che Johnny English si dimentichi subito il nome fittizio di copertura inventato da lui stesso in questo caso, o datogli dal suo assistente nel secondo film, è recuperato appunto dal secondo capitolo. E c'è una gag presa di peso addirittura da Mamma ho riperso l'aereo, cioè le palline buttate per terra per far scivolare e inciampare gli inseguitori. Mamma mia, cioè nulla di originale, o quasi. E poi davvero dispiace enormemente che Rowan Atkinson sia così imbalsito e incapace di controllarsi a livello attoriale e recitativo. Perché, se vi ricordate, nei primi film avevo detto che Atkinson era riuscito a creare una nuova maschera, diversa da quella di Mr. Bean, una maschera meno farsesca, più controllata, più ponderata, una maschera diversa, appunto. Qui ormai Atkinson è completamente incapace di distinguere tra le due maschere, le mescola continuamente, ormai non c'è più distinzione, cioè qui praticamente Johnny English è un misto tra il Johnny English dei primi due film e Mr. Bean vestito da spia, davvero, perché c'è tutta una serie di scene in cui Johnny English in questo film si mette a fare tutta una serie di faccette, di mossette, di sbuffi, di smorfie che non aveva mai fatto e che sono proprie di Mr. Bean, non di Johnny English. E questo mette tristezza effettivamente. Perché Atkinson ha deciso di far svaccare tutto quanto? Io veramente non me lo spiego. Cioè, tanto per darvi un'idea, è come se Sylvester Stallone si mettesse a boxare ma vestito da Rambo, ecco, per darvi un'idea proprio
dello stridore che c'è tra una maschera e l'altra. È molto importante non mescolare le due cose, appunto. E allora c'è tutta questa sequenza in cui Johnny English va a ballare in discoteca sotto l'effetto di pillole galvanizzanti, e lì Johnny English non esiste più, c'è solo Mr. Bean. Oppure tutta la sequenza del ristorante che c'è nella prima mezz'ora del film, che sembra un episodio di Mr. Bean, ma rivestito di muffa, però, perché appunto io non mi lamento in realtà del fatto che Atkinson abbia voluto in qualche modo anche strizzare l'occhio ai suoi fan di Mr. Bean, ma che l'abbia fatto così male, in maniera così brutta, con questa sequenza appunto del ristorante, con gag insulse come quella del telefonino che non si riesce a prendere in mano, quella dell'aragosta che non riesce a spezzare, il cibo che cade per terra tutto bruciato e poi English lo rimette nel piatto al cliente con le solite smorfie faccette, e poi l'incendio che costringe Johnny English alla fuga, esattamente come Mr. Bean fuggiva dai luoghi delle sue malefatte alla fine degli episodi. Poi sì, è vero che c'è una gag, ma solo una, piuttosto divertente all'inizio del film, ovvero quella del beccuccio di penna che cade in una di quattro tazze colme di tè. Ma quale di queste tazze? Ecco, lì ci si può minimamente divertire. E poi c'è una sequenza sicuramente intelligente sul piano registico, molto ben costruita, molto ben ideata a livello cinematografico, che è quella della realtà virtuale, con tutto questo gioco di corrispondenze tra quello che sta accadendo nel mondo del computer e quello che invece Johnny English si sta ritrovando a fare nella vita reale, anche con due baguette in mano e con vari oggetti. Lì in effetti si ride, ma è l'unica sequenza in cui si ride di gusto all'interno di questo film. Vedete un po' come siamo messi, e non basta richiamare Ben Miller che riaffianchi di nuovo Atkinson dopo il primo capitolo. Qui è un Ben Miller spentissimo, cioè, anzi, parla anche di più di Johnny English, ma veramente è una spalla completamente inerte. E non serve a nulla richiamare lo sceneggiatore del primo film, appunto, William Davis, per cercare di rispolverare i fasti del primo film, se poi di fasti possiamo davvero parlare, ma almeno lì qualche buona risata la si faceva, qui quasi nulla, appunto. Mi dia un London Lemming, cioè, davvero, dovremmo ridere a questa puttanata, ma per favore! Era scatola gonfiabile, ma di che cosa stiamo parlando? Mamma mia! Tutta una serie di gag, appunto, prevedibili, scontate quando non anchilosate o proprio brutte nella costruzione. La maggior parte di queste gag praticamente si basa sul meccanismo per cui si dice: ma no, non succederà, figurarsi se succede, e poi, guarda caso, dopo 3 secondi succede. Non me lo sarei mai aspettato, mamma mia! E poi c'è una regia completamente fredda e anonima, senza il minimo sapore, una trama che è il nulla ricoperto di niente, per un film che vorrebbe avere un certo fascino retro, vorrebbe rifarsi a quelle vecchie spy story che tanto non si fanno più, ma invece finisce per essere muffa ricoperta di muffa, per i vecchi, con i vecchi, e che celebra appunto l'analogico, celebra appunto una mentalità che è contro la tecnologia, con questo cattivo tecnologico che appunto vorrebbe poter controllare tutti grazie alla tecnologia. E poi appunto c'è Emma Thompson, che è il primo ministro all'interno del film, il primo ministro inglese, e vorrebbe chiaramente fare il verso a Theresa May, ma non fa altro che sbraitare e urlare, e quindi veramente finisce per dare fastidio, non per divertire. E poi quello che dà più fastidio è che si mette a sbavare di fronte al cattivo soltanto perché è sexy e giovane, cioè, mamma mia, davvero è questa la considerazione che avete della donna? Non me ne frega niente se in realtà volete fare il verso a Theresa May, ma un minimo di intelligenza. Allora,
Mi dispiace tanto, c'è qualche gag che si salva, ve l'ho citata, ma nel complesso siamo alla bocciatura. Per me questo film è un 4 e mi dispiace perché io sono un fan di Rowan Atkinson, sono un fan del primo film, ma purtroppo qui mi dispiace, ma era meglio non azzardarsi. E allora ci vediamo prossimamente con altre video recensioni, vi ripeto, non so bene quando, dipende dalla mia voglia di riposarmi o meno. Intanto io vi prego, se ancora non l'avete fatto, di non recuperare questo film, perché vi dà un'immagine di Johnny English che veramente mette tristezza, delude, insomma, io ve lo sconsiglio. Quindi quello che vi consiglio io è, se amate il genere spy comedy, recuperate i primi due film perché sono divertentini, ci potete fare qualche risata e anche qualche piccolo barlume appunto di riflessione per quello che possono darvi. Questo lasciatelo appunto a chi non vuole divertirsi. Quindi non recuperate Johnny English colpisce ancora, ma Johnny English e Johnny English la rinascita. Ci vediamo prossimamente. Intanto, se volete iscrivetevi a questo canale, se volete seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime pubblicazioni, e buon cinema a tutti.